Grazie, bentornati in questo nuovo video. Oggi review super veloce del fondotinta Made to Last di Pupa. Gli esclusivi pigmenti Last and Fix si fissano sulla pelle in assoluta leggerezza per un colore inalterato e fedele nel tempo. Il risultato è una pelle perfettamente corretta dall'effetto pago naturale senza ritocchi. È concepito per resistere all'umidità e alle alte temperature, a basso rischio di allergie, non comedogeno, cosa importantissima per me. Ha un SPF 10, contiene 30 ml di prodotto e ha un PAO, quindi una durata di 12 mesi dall'apertura. Il prezzo è 19,90. A volte fanno degli sconti, quindi piccolo consiglio, prima di andare ad acquistare un prodotto Pupa, andate sempre sul loro sito, sulla loro pagina Facebook, perché spesso ci sono coupon da scaricare con gli sconti. Parlando di packaging, il prodotto è contenuto nella solita boccetta come l'Active Light, ha l'erogatore a pompetta, molto utile e igienico, mi piace perché non si spreca prodotto e proprio perché è igienico, e il mio colore è lo 020, al contrario dell'Active Light, con l'Active Light ho lo 010. Quindi controllate sempre la colorazione prima di acquistare un fondotinta diverso, anche se è della stessa casa cosmetica. Parlando di prodotto, è un pochino difficile da stendere perché è molto denso. Loro consigliano l'applicazione col pennello, io stessa oggi l'ho fatta col pennello, ma spesso preferisco utilizzare le mani perché si stende meglio, si può sì modulare. Il risultato è effettivamente una pelle opacizzata, quindi non si tratta assolutamente di effetto luminoso, la pelle è proprio opacizzata e uniformata, l'effetto sì mi piace perché è bella uniforme, però è opaca e non è per niente male. Per quanto riguarda la durata, diciamo che questo è un fondotinta fatto per restare, made to last, però sì, dura 6 ore, 6-7 ore, però se uscite di casa alle 6 e tornate di casa alle 6, non ve lo troverete più addosso. Veramente, In quindi questo non è. fondotinta effettivamente non ho riscontrato una durata così estrema. Sinceramente la durata mi sembra molto simile all'Active Light di Pupa, che è il mio fondotinta preferito. Quindi, in fin dei conti, penso che sia un buon fondotinta per chi cerca un incarnato opaco e per chi cerca coprenza. Personalmente, io nel fondotinta cerco luminosità e cerco un effetto molto naturale. Quindi vi dico che io preferisco l'Active Light, rimane comunque nel mio Sorpreso. cuore. Anche Questo qui sì mi piace, sì ve lo consiglierei se cercate un fondotinta, come vi ho detto, ha effetto opaco, quindi ve lo coprente. consiglio Se se cercate in un fondotinta queste caratteristiche, perché non è per niente male. Spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!